41esimo giorno di test. Abbiamo sostituito il monoeye derivato dallo Zaku con un sistema binoculare tridimensionale ancora in sperimentazione. Non è per umanizzarlo. Il Prof. Ray vuole che sia in grado di puntare un bersaglio mentre ne tiene d'occhio un altro. Evacuare personale non autorizzato. Ripeto. G1 Startup Ready. Evacuare personale non autorizzato. Controllo cockpit. Buongiorno. Loud and clear. Loud and clear to. Inizio test sequenza d'accensione numero 7. Confirm auxiliary power plugged in. Auxiliary power up. I see the light. Starting main power ignition. Read numbers. Reading numbers. 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%, steady! Shift power and report. Sistemi sul main power, all green! Auxiliary switch off. Report system status. Main computer up. Mission computer up. Auxiliary computer up. Sistemi di sopravvivenza su standby. Emergency power charging. Launch AMBAC driver.
AMBAC running. Balance check. On the block, ready. Check left. Mark. Check right. Mark. Rilasciare i fermi meccanici. Vediamo come sta in piedi senza tenergli la mano. Detaching blocks. AMBAC taking over. Ship steady. Andiamo a fare un giro? In questo giorno, davanti a voi, soldati di Zion, non posso fare a meno di nutrire grande speranza. In questo periodo storico, ci stiamo muovendo verso una nuova fase. Vi chiedete di cosa sto parlando? Si tratta di una evoluzione incredibile della razza umana. Espandendo le nostre attività nello spazio, siamo riusciti ad aprire moltissime strade. A chi sono destinati questi nuovi orizzonti? All'intero genere umano? No. Si tratta di una possibilità concessa solo a noi spazianoidi. Proprio le nuove capacità degli spazianoidi daranno nuovo impulso alla storia umana. Gli abitanti delle colonie spaziali, un tempo considerati dei reietti, hanno superato le difficoltà affrontate dalle prime generazioni di emigranti e ora sono diventati un popolo eletto. Inaspettatamente hanno assunto il ruolo di protagonisti nella storia umana. Voi tutti siete l'elite degli spazianoidi. Non esitate a vantarvi di far parte di questa casta. Voi siete esseri superiori. Proprio voi, che vi trovate qui, dopo aver superato una rigorosa selezione tra i membri del popolo eletto, siete i leader del nuovo genere umano, nonché i protettori della società delle colonie. Siate coraggiosi. Il conflitto è inevitabile.
Questo è il giusto prezzo da pagare per coloro che si sono opposti alla nobile causa degli spazianoidi. Avranno la punizione che meritano. Forse qualcuno verserà delle lacrime per la morte di cittadini innocenti? Sì, il nostro popolo zioniano misericordioso piangerà e pregherà per loro. Ma allo stesso tempo, la nostra gente dovrà scaricare la sua grande rabbia sulla malvagia Federazione Terrestre. La stessa federazione che sottopone gli spazianoidi a continue ingiustizie. Ascoltate, miei cari compatrioti. Mi rivolgo a tutti i 150 milioni di abitanti di Zion. Desidero che adesso prestiate a me, Kiren Zabi, la vostra forza. La vera guerra deve ancora iniziare. Restiamo tutti uniti e andiamo avanti per il futuro glorioso dei cittadini spaziali. Marciamo compatti fino al giorno del nostro trionfo.